Uomini e donne, un'iconica vincitrice del fratello contro Gemma Galgani, strano che. Di recente, Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e Donne, si è resa protagonista di una vicenda che sta facendo discutere il web. Durante le ultime registrazioni del dating show di Canale 5, Gemma ha lamentato più volte i comportamenti del cavaliere Silvio Venturato, dicendosi imbarazzata dalle avances del 70enne. Una frequentazione, quella tra i due, che si è chiusa con il rifiuto di Silvio che, infastidito, ha scelto di troncare la conoscenza della dama. A destare l'interesse del pubblico, tanto da far volare gli ascolti di Uomini e Donne quasi al 30% di share. Sarebbero state le dichiarazioni della Galgani su dettagli piuttosto privati del cavaliere. Stando a quanto riportato dalla dama, Silvio darebbe troppo peso alla sfera sessuale. Ha poi insinuato che l'uomo potrebbe essere anche frequentatore di chat un po' spinte o simili. Ciò nonostante, la donna, rimasta per un po' di tempo in sordina perché oscurata dai Da Platano e dai suoi litigi con l'ex Riccardo Guarnieri, ha continuato ad uscire con Venturato, fino ad andare anche a casa sua. Ed fu proprio nell'abitazione dell'uomo che, dopo l'ennesima avance non gradita, il cavaliere si è detto deciso a chiudere con Gemma perché convinto di non piacerle e deluso dalle ultime rivelazioni della donna sul suo conto. Ad esprimersi sulla vicenda, anche la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Pevani, che su Twitter ha attaccato Gemma. Da spettatrice dei programmi targati Mediaset, la Pevani si è anche espressa su Amici 22. Particolare, durante la messa in onda della terza puntata del Talent, ha duramente contestato la professoressa Alessandra Celentano, verso la quale ha tuonato. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei.